Abbiamo davanti a noi un'occasione straordinaria, 248 miliardi che dobbiamo spendere bene, in modo efficiente, in modo efficace, soprattutto per allinearci ai paesi europei per quello che può riguardare la transizione ecologica e i divari territoriali, l'opportunità di mettere in campo anche delle riforme importanti, pensiamo alla sanità o alle infrastrutture sociali, una responsabilità che chiama il Parlamento, al quale noi non abbiamo fatto mancare il contributo né nella prima fase né mancheranno quando dovremo poi fare le riforme che sono l'altra parte importante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.